Quindi ragazzi, io qui sono arrivato a, diciamo, un risultato accettabile. Il mio manico è abbastanza piatto, ma non è perfettamente rettificato, quindi quello che mi interessa è rettificare il tutto. Ora, lo posso fare con la levigatrice a nastro, ma devo fare molta attenzione. Ora, come vedete, io sto lasciando che la levigatrice faccia avanti e indietro senza mettere troppa pressione. In realtà lascio che il peso della levigatrice, che è costante, vada a levigare tutto il mio manico. Perché? Che cosa sto facendo qui? Non sto facendo altro che sfruttare la forza di gravità, in realtà l'accelerazione di gravità, però la forza di gravità. Allora, siccome il mio tavolo sono abbastanza sicuro sia livellato, perché quando l'ho montato ho controllato con la livella e ho controllato che il manico messo in questo modo fosse livellato. Questo è assolutamente importantissimo, dovete controllare che il manico sia livellato quando è poggiato in questo modo. E attenzione a non farvi sfuggire la levigatrice. Lasciando che la levigatrice vada senza applicare della forza, siccome l'accelerazione di gravità è costante, quindi la forza di gravità è costante, la levigatrice toglierà del materiale, avrà la stessa pressione in tutti i punti del manico. Come vedete, sto ancora controllando dov'è che sono troppo alto e ho sempre là nella parte di incollaggio la paletta qua aggiunto, quindi tolgo un po' di materiale. Più di materiale lì, infatti potreste aver visto che ogni tanto alzo la levigatrice in modo che tocchi in maniera maggiore sulla parte appunto della paletta, ma più che altro lascio che la levigatrice scorra. La muovo io avanti e indietro, ma non metto pressione. E siccome, come vi dicevo, la forza di gravità è costante, il manico controllato sia livellato, questo si rettificherà perfettamente, infatti è venuto spettacolare perché la levigatrice a nastro metterà sempre la stessa pressione in tutti i punti del manico. Quindi, siccome sono arrivato a una differenza fra zone alte e zone basse, zone più basse, minimale, che non influisce particolarmente diciamo sulla rettifica, più che altro in cui la levigatrice a nastro non può infilarsi, posso tranquillamente rettificare in questo modo. Ci vuole un po', si fa un sacco di polvere, quindi io vi consiglio di avere un sistema di pulizia dell'aria e una maschera, con dei filtri P3 probabilmente sarebbero il caso, però potrete tranquillamente rettificare senza stare a spendere centinaia di euro su una rettificatrice.
sono arrivato a poter posizionare la tastiera. Come vedete, alla fine sto cercando di capire dove mette sta roba, se metterla un po' più avanti, un po' più indietro. Alla fine l'ho messa molto più avanti di come avevo inizialmente preventivato, perché questo mi ha permesso di avere un qualcosa di molto più comodo e molto più preciso e molto più stabile. Sto continuando a rettificare, ma come vedete, volta per volta controllo che la tastiera tocchi perfettamente. So che la tastiera è rettificata sotto, quindi so che se tocco bene in tutti i punti, la mia tastiera tocca bene. Ora, come vedete, non è che sto controllando nella posizione esatta della tastiera, sto bene o male vedendo dove sono i punti più alti. Sto usando la tastiera come diciamo livella, per così dire, come un qualcosa che sia piatto, per controllare dove ho punti più alti e punti più bassi. Ora, non è indispensabile che il legno tocchi perfettamente tutti i punti, sarebbe il caso, ma non è indispensabile. Basta che voi con la semplice pressione delle dita riuscite a far toccare perfettamente i due legni da incollare. Tutto qua. Ora, quello che sto facendo adesso, ho finito la rettifica, ho finito tutto quanto e sto rimettendo la mia linea mezzana, che mi serve ovviamente per rimettere la tastiera, per posizionare correttamente la tastiera. E vedete che la sto mettendo un po' più avanti rispetto alla fine del manico, perché ho deciso che voglio avere un po' più di materiale sopra la paletta. In questo modo riesco a mantenerla un pochino più stabile e sto un pochino più tranquillo. Ora, voi non lo vedete perché mi sono messo male io col braccio, ma qui non sto facendo altro che posizionare la tastiera, vedere dove deve andare. Infatti vedete, la sto spostando un po' più avanti e a quel punto disegno i bordi della tastiera, non tanto i bordi laterali, ma voglio essere sicuro che le estremità corte, quindi capotasto e fine, insomma l'ultima parte dopo il 22° tasto, sia disegnata. In questo modo, e qui non ho messo il locator pin, mi sono completamente dimenticato, infatti lo vedrete dopo. In questo modo, anche senza locator pin, io posso allineare la tastiera correttamente. Non so perché, raga, seriamente, può essere che magari non si vede durante il video, ma io sono abbastanza sicuro di non aver messo il locator pin. Può essere che mi sono dimenticato, non ci ho pensato, stavo un po' stanco quel periodo, quindi è capace che me ne sia dimenticato, ma non ho messo il locator pin, probabilmente ho semplicemente messo la colla e incollato. Quindi non è che servono per forza appunto degli stuzzicadenti per posizionare correttamente il tutto, ma io mi ricordo di averli messi, però vabbè. Però sia diciamo che è indicato fare questa cosa, viene più preciso. Per quanto ne so, per quanto ho visto prima dal video rivedendolo, io non l'ho messi. Funziona lo stesso, si può fare, cioè non è una cosa strana. Me ne sono probabilmente dimenticato, metteteli sempre se avete la possibilità. Detto ciò, ragazzi, io qui penso che finisco, perché vi metto poi un po' di musica dopo, perché non c'è molto altro da dire. Cioè, la chitarra è questa, l'incollaggio è abbastanza immediato come lavoro, basta mettere un po' di colla, spargerla fino a quando è semitrasparente e incollare, e poi eventualmente pulire via lo squeeze out con un panno. Quindi, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana con un altro video sempre di questa serie qua. E poi voi avete già visto com'è venuta la chitarra, quindi vabbè. Però vabbè, vedremo la prossima settimana che cosa viene fuori. Bella, raga, ci vediamo la prossima.